Buonasera, buonasera signorina, buonasera. È sera, <ride> sono stanca, ma volevo eh, fare qualche chiacchiera con voi. Avete visto il mio nuovo look? Finalmente sono riuscita a trovare il colore perfetto. Grazie Eli per tutte le istruzioni. Aperta parentesi, chiusa parentesi, Elisabetta R per tutte le istruzioni e le indicazioni che hai dato nei tuoi video sulla eh, tonalizzazione dei capelli color platino grazie, comunque andate a vedere il suo video se vi interessa e la mia parrucchiera ha preso spunto e quindi finalmente ho il colore che voglio ho rettagliato i capelli perché mh, arriva la primavera avevo voglia di qualcosa di nuovo, di rinnovamento da qui in avanti sarà rinnovamento questa sera qualche chiacchiera veloce, spero, per raccontarvi i prodotti che ho provato e ho amato. E infatti il titolo del video sarà così. Ti ho provato, ti ho amato perché mi stanno piacendo tantissimo. Alcuni li sto utilizzando già da più di un mese e mezzo e ehm, buoni, 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 buoni. E allora ho detto, li condivido con gli amici. Partiamo. Partiamo dal viso. Allora, sto utilizzando questo eh, siero con polvere di bambù, estratto di mirtillo e olio di riso di Waikon e si chiama Matti Mattifing Serum, siero mattificante e ragazzi, mattifica veramente, veramente, veramente tanto. Allora, io l'ho utilizzato come eh, da consiglio della loro scheda tecnica, sia come siero ero eh, viso normale alla questo lo utilizzo solo la mattina, mattificante perché voglio appunto dare un aiuto al al fondotinta, oppure l'ho proprio mescolato insieme al fondotinta quello liquido e mattifica davvero davvero tanto, rende proprio la pelle eh, opaca, eh, rimpolpata, dà proprio un tono molto molto bello a, quando applicate il fondotinta, mi sta piacendo davvero tanto, tanto tanto tanto, quindi questo ve lo consiglio. Come al solito sapete che tutte le informazioni e le eh, notizie che vi posso dare le lascio nell'info box, guardate l'info box. E questo è uno, un altro siero che mi sta piacendo tantissimo e questo lo sto utilizzando quasi da, da due mesi è questo Revitalift eh, Revitalift, Revitalif, mamma mia sono stanca laser di l'oreal eccolo qua allora eh, è con puro retinolo è un siero da utilizzare alla sera ha lo 0,2% di retinolo puro e eh, Sempre come da consiglio della scheda tecnica va utilizzato gradualmente. Quindi, perché comunque il retinolo potrebbe essere troppo aggressivo per la pelle, la vostra pelle magari non è abituata. E quindi io ho fatto come le indicazioni che ci sono nella, sulla confezione e comunque anche sulla, sulla scheda tecnica. Io l'ho comprato. Non ricordo se l'ho comprato al tigotà o su notino, comunque le informazioni le troviamo quando c'è il prodotto in vendita e eh, indicano la prima settimana mh, una o due volte nella settimana. La seconda settimana si può aumentare di un giorno e poi pian piano si arriva a usarlo tutti i giorni oppure si rimane sempre coi 3-4 giorni, dovete anche riuscire a capire se eh, alla vostra pelle dà fastidio, se vi crea irritazione, se vi crea qualche macchia, qualche rossore. A me non ha dato nessun tipo di problema e io eh, mi sono accorta che la mia pelle eh, nell'ultimo mese e mezzo è migliorata tantissimo con questo siero. Lo utilizzo adesso tutte, tutte, tutte le sere e mi piace davvero, davvero tantissimo. Ve lo faccio vedere. Non vi ho fatto vedere la consistenza dell'altro, ma tanto siamo insieme nella mia cucina. Ecco qui. Allora, allora vedete, è abbastanza liquido. Eh? Ha un profumo buonissimo. È proprio un profumo delicato. E si assorbe velocissimamente, e per me è un buonissimo sero e su di me ha fatto qualcosina, vi faccio vedere anche il mattificante qui che è molto molto denso e è proprio denso denso molto consistente e si assorbe velocemente e ha proprio questo effetto dopo esattamente qualche secondo non appiccica e ha un effetto asciutto a me piace tantissimo ha un effetto vellutato buono quindi come scoperta viso questi due sieri ma Tiffing Serum di Wycon, mi è piaciuto tanto tanto, e Revitalift Laser di L'Oreal, eccoli qua, e queste sono le mie due scoperte, mie, che okay, magari qualcuno le conosce già da secoli, poi ehm, continuiamo con il viso, una essence che mi sta piacendo da matti, allora, eh, generalmente mh, come essence uso sempre prodotti coreani, mi piacciono eh, anche perché mh, tante volte hanno una consistenza più corposa mh, di quelle che troviamo italiane, almeno io quelle 3 o 4 che ho comprato di marca italiana sono sempre abbastanza liquide, mi sono piaciute però... Preferisco qualcosa di un po' più consistente che sia proprio tra una via di mezzo eh, tra il tonico e il siero. Ho preso su Saivana, ehm, ne avevo praticamente soltanto una o due in scorta, e quindi l'ultima volta che ho fatto un acquisto, oh, ne ho acquistate 3, 4, facciamo così e, e questa è la prima che ho provato. Advanced Snail 96, spero di dire tutto giusto Mucin Power Essence è eh, una essence alla baba di lumaca allora, quando ho visto la consistenza mi è venuta in mente l'Elisabetta perché vedete, ci sono i filamenti allora, a me come consistenza sulla pelle piace molto, eh, ha una, una texture molto morbida, eh, lascia la pelle molto, molto, molto idratata. È la prima volta che eh, provo un prodotto alla Bava di Lumaca e eh, ne sono rimasta soddisfatta, mi piace davvero tantissimo, è senza profumo. Vediamo se mi sono scritta qualche cosa no no di questa no perché poi ero andata a vedere c'era soltanto che appunto c'era la bava di lumaca che illuminava è adatta per le pelli eh, irritate che si eh, arrossano facilmente e io eh, in questo momento ma anche perché è un po di cuperose eh, ho questo problema, quindi è davvero molto molto delicata, mi piace la consistenza, la pelle rimane idratata, rimane bella tesa, io questa la utilizzo eh, sempre alla sera, per il giorno ne ho un'altra in gel che vi farò vedere più avanti. Eh, ne basta veramente poca poca perché mm, si riesce a stendere molto bene, io questa è quasi una settimana che la uso e come vedete non si è eh, consumata molto, mm, mi piace tanto e... E nulla ve la volevo consigliare. Perché l'altra crema che avevo a base di Baba di Lumaca l'ho regalata alla mia mamma che voleva una crema eh, per il viso e gliel'ho fatta provare. E a lei è piaciuta tantissimo che l'ha finita tutta. Bene, ehm, ultimo prodotto per il viso e sono rimasta piacevolmente colpita. Cercavo dei fissatori e eh, fiss i fissatori del viso del trucco sono una mia fissa, perché, eh, perché dopo qualche ora eh, il mio trucco comincia a non essere più fresco e hm, la cosa che mi dà più fastidio è in ufficio quando io rispondo al telefono e mi rimane il fardo fondotinta sulla mia cornetta del telefono e questa cosa mi dà veramente molto fastidio. Mm. Bene. Spruzzando questo alle 7 di mattina, io fino a mezzogiorno non lascio traccia di me sulla cornetta del telefono. È una bomba, costa 5,50€ mi pare. Eh, su notino, io ne ho fatto scorta, mi piace tantissimo, fissa benissimo, vi lascia la pelle luminosa, ehm, idratata perché c'è l'allantoina, la vitamina B3, ha un effetto lenitivo. Eh, compatta la pelle c'è anche l'aloe vera e il pantenolo per me è davvero davvero una meraviglia ve lo consiglio se anche voi avete il problema di lasciare traccia sulla cornetta del telefono perché diciamocelo chiaro succede e eh, io con questo sono al sicuro sono salva non mi succede più e questa cosa mi rende felice e vuole anche dire che il mio trucco rimane sulla pelle, sulla pelle e non se ne va in giro a zonzo Buono, buono, buono. Questo è di Dermacol, è un brand di Praga Longwear Makeup Fixing Spray. Lo dei giusto? Lei c'è? L'ho detto giusto. È così. Vi traduco dal dialetto all'italiano. E quando la sera sono stanca. Mh, sono anche un po'. <ride> e nulla. Questo davvero a parte gli scherzi, ve lo consiglio. È mh, forse, forse. Il più buon prodotto che ho tra quelli che vi sto elencando, e poi vi lascio comunque sempre le informazioni nell'info box. Due prodotti corpo, uno che praticamente è finito e mi è piaciuto davvero, davvero tanto è un gommage corpo un body scrub della Yves Rocher al burro di karité molto ricco di burro di karité ha un'intensità di gommage media, come vedete qua ci sono i pallini che dicono media e in effetti è così, ma la cosa che mi piace di più e che mi è piaciuta di più a parte il profumo di burro di karité buonissimo ma è che quando voi fate questo scrub per due giorni non dovete mettere la, la crema corpo vi lascia una pelle morbida, eh, idratata, liscia, spettacolare, spettacolare, mi è piaciuto davvero davvero tantissimo, Yves Rocher, eh, sto provando davvero tanti prodottini, sia in campioncini, sia nuovi prodotti, e eh, quelli che sto provando mi stanno piacendo, questo è uno di quelli, davvero vi lascia una pelle liscia, morbida, levigata, idratata, che eh, non ho dovuto mettere la crema per due giorni, veramente consigliatissimo. Come consigliatissimo, è sempre questo di Yves Rocher. Questo qua invece è un campioncino. Forse me l'ha regalato la mia amica Stefi del, del canale Paravana Stefania, non mi ricordo perché mi aveva mandato in un pacco centinaia di campioncini, e forse c'era anche questo l'altro giorno non avevo una crema per il corpo perché ne ho finite due non avevo, non avevo nei paraggi una crema per il corpo perché poi nei, nei miei rifornimenti ne avevo a sufficienza ma avevo lì la mia bustina di campioncini ho detto già che lo proviamo e questo è buonissimo ha una consistenza, una texture molto molto liquida cioè, vedete che scende e... si spalma, il profumo è buonissimo, è olio d'argan e petali di rosa e la composizione è proprio latte corpo body lotion, eh, argan e petali di rosa, E il profumo e anche questo lascia una pelle molto idratata, non unta, è molto molto morbida e anche quando si asciuga voi percepite al tatto una levigatezza come se fosse velluto. Mi piace davvero, davvero tantissimo. Mi piace proprio tanto. E quindi anche questo è super consigliato. Eccolo qua. E poi vabbè, questo è un campioncino, ci sarà il formato, penso, da 200-150 ml. E poi per finire due prodotti eh, capelli che ho provato e ho amato. Allora. Il primo è questo che avevo fatto vedere eh, in un uh, haul del DM, l'ultimo che avevo fatto online. Questo è un, uh, un latte idratante per capelli al profumo di cocco. È buonissimo, a parte il profumo, ma uh, io l'ho applicato sia sui capelli bagnati che anche sui capelli asciutti. Allora, sui capelli bagnati eh, prima di iniziare l'asciugatura, quindi proprio una noce, perché poi adesso io ho i capelli corti, quindi una noce, tanto così. Lo massaggiate sulle mani e ve lo, e ve lo massaggiate. Vi rimane un profumo da Isola. Di Tahiti, meraviglioso, <ride> buonissimo. Vi sembra di essere al mare, vi sembra di essere sdraiati con il latte di cocco in mano, e, e quindi vabbè, potrebbe anche essere pericoloso. Ma soprattutto lascia i capelli morbidissimi, non unti, non pesanti. Eh, aiuta anche a districare io, nonostante abbia i capelli dritti adesso che eh, faccio la decolorazione, comunque a volte rimangono crespi. Invece, con questo sono veramente morbidi, morbidi, morbidi e soprattutto non unge il capello. Io ho già un capello unto, eh, quindi ve lo consiglio perché è davvero buono. Buono, buono. E la scoperta favolosa è stata questa acqua modellante, effetto volumizzante, boom, una bomba utilizzata. Insieme a questo, allora, capelli bagnati, tamponate, usate questo, asciugate i capelli e poi questo lo utilizzate a mo' di, di lacca, di fissativo, insomma, cioè ok. Se ve lo fate e tenete il capello così e ve lo spruzzate, il capello rimane per aria e rimangono comunque voluminosi. Io me lo sono messo oggi: rimangono comunque voluminosi anche. Ehm, Dopo, nel senso che non appesantisce il capello, non lo unge, non ve li fa diventare subito sporchi alla sera, perché comunque eh, rimane mh, un po' di... è come se fosse un gel spray liquido, no? Eh, quindi eh, ve li dovete pettinare, ve li dovete spazzolare in modo da tirare via poi quello che rimane sul capello durante la giornata e poi lo, lo utilizzate il giorno dopo. Comunque l'ho trovato veramente, veramente buonissimo. Vediamo cosa ci dice che c'è dentro. Se si vede, vabbè, no siliconi per capelli sottili, volume per 24 ore, fissa senza appesantire la chioma. Eh, è proprio vero, è proprio vero. Mi è piaciuto e sono sicura che di questo io ne farò scorta. Perché questo mi durerà un anno e mezzo. Ma questo qui spruzza, spruzza e poi alla fine si, si consuma. Ebbene, cari amici e care amiche, io ho finito. Colgo anche l'occasione eh, per farvi i miei auguri di una Pasqua serena, di una Pasqua di pace, di una Pasqua gioiosa, perché la Pasqua è veramente una festa di gioia, di rinascita, di rinnovamento per me. E mh, vi auguro di passarla con gli amici, con le persone che volete bene, eh, di rilassarvi, di stare in ottima compagnia, di mangiare bene, di ber bene. E insomma di godervi la giornata di Pasqua. Per chi eh, è credente, è sempre un momento gioioso, bello, di festa, anche dal punto di vista delle mh, funzioni religiose e di tutte le funzioni che ci sono in questa settimana. Per, invece, per, per chi non crede, invece è un momento di, di gioia di condivisione con le persone con cui si, si sta bene e a cui si vuole bene, magari anche l'occasione per ritornare. Dai parenti che sono lontani e quindi cerchiamo di goderci questi giorni eh, così di, di festa. Noi eh, saremo tutti qui mh, a casa nostra, eh, abbiamo le solite nonne, le nostre nonne, i nostri zii e abbiamo invitato quella famiglia cilena di cui vi avevo parlato tempo fa. Loro eh, sono una giovane coppia con due bambini piccolini, eh, sono qui per lavoro eh, in Italia e. Mh, mi spiaceva che fossero così da soli il giorno di Pasqua e mi sono immaginata eh, la loro mamma, i loro genitori che pensano ai figli così lontani e ai nipotini così lontani. E Allora, visto che noi siamo qui a un tiro di schioppo, ho detto: perché non venire con noi e non passare un, una giornata di festa insieme? E quindi avremo anche modo di provare la cucina ehm, cilena e noi li faremo assaggiare la cucina italiana. Questo scambio di cultura e di ricette mi piace molto. Bene, io vi saluto, vi auguro eh, di vero cuore mh, di trascorrere una Pasqua serena, una Pasqua gioiosa e ci rivediamo al prossimo video, a settimana prossima. Ciao e un bacione.